sugli orologi biologici, così magari vi faccio stare un po' svegli, visto che c'è questo tempo bruttissimo e grigio. Cercherò di farvi vedere che cosa è capace, cosa dovrebbe essere capace, perché io ho dei seri dubbi cosa è capace di fare il nostro cervello, cosa dovrebbe fare il nostro organismo, e cercherò di spiegarvi un po' questo disegnino che è il filo conduttore di questa lezione, che è abbastanza complicato, è un sistema abbastanza complesso, ma cercherò di farvelo vedere il più semplicemente possibile per capire che cosa noi appunto facciamo di sbagliato e che cosa si potrebbe fare di un po' meglio per quanto riguarda nuovamente, se possibile, la prevenzione, se non la cura delle patologie croniche. Noi sappiamo che in base al sistema planetario, la Terra, il Sole, tutte quelle robe di astronomia, abbiamo un ciclo circadiano, noi chiamiamo, che appunto è correlato all'ambiente in cui viviamo, ed in particolare nel nostro sistema, essendo un sistema solare, correlato al Sole. In realtà nel nostro cervello noi abbiamo un nucleo nell'ipotalamo anteriore che si chiama nucleo sovrachiasmatico, il quale è in realtà capace di scandire il tempo endogeno, ossia anche se io ficco hanno fatto questi studi con le piante, quindi con un fagiolo, con una drosofila e anche con l'uomo, effettivamente ci sono delle persone che si sono fatte chiudere, come questo studioso e un geologo che si è fatto chiudere dentro una grotta per oltre 6 mesi, tutto ovviamente registrato e filmato e quant'altro per vedere se non andava fuori di testa. Non è andato assolutamente fuori di testa, ma per andare a studiare che cosa questo nucleo fosse in grado di fare. E hanno visto che appunto questo nucleo è un pacemaker endogeno, quindi anche in assenza di alcun stimolo esterno è in grado di generare degli stimoli elettrici che vengono trasformati e utilizzati dal nostro cervello poi in generale, perché ovviamente vengono impulsi, vengono mandati a tutti gli altri organi, a determinare un ritmo circadiano delle nostre funzioni metaboliche. Si chiama circadiano proprio perché in latino circa vuol dire quasi di 24 ore, nel senso che appunto hanno visto che questo nucleo mantiene questa fasicità delle funzioni organiche più o meno di 24 ore. Di solito, a seconda degli studi e a seconda degli animali, della complessità degli animali, i periodi vanno da 22 a 28 ore. E appunto questo signore che è stato chiuso lì dentro, quando lui è uscito dalla cava, aveva contato 179 giorni, quindi un po' di più di quello che in realtà era stato, che erano solo 151. Quindi i nostri fusi, diciamo, orari sono leggermente sfasati rispetto al vero 24 ore. Questo anche perché, io adesso ve l'ho fatta semplice, vi ho detto c'è un nucleo solo, in realtà noi abbiamo tanti orologi anche proprio centrali. Quindi esiste questo nucleo che è il principale, ma c'è un minimo di sfasamento proprio all'interno di questo nucleo che determina questa capacità di andare dalle 22 alle 28 ore. Il meccanismo è un meccanismo proteico legato nuovamente al DNA e quindi legato all'epigenetica, come diceva Beppe stamattina, che è legato a una sintesi proteica, per cui deve essere aperto il DNA, letto, trasformato in un RNA, se ci sono i microRNA non so dove vanno a finire, produce una proteina che viene poi a tempo debito, quindi a seconda di questo 22-28 ore,
viene smontata, viene liberata e quindi determina questa capacità di mantenere, cioè questo ciclo è proprio una loop che ha questo tempo e che quindi in assenza di qualunque stimolo, quindi al buio, chiuso, senza contatti, senza telefono, senza cellulari, senza mai niente, anche nelle persone cieche, perché altrimenti, ad esempio, infatti avevano pensato che se no le persone cieche come diavolo potrebbero avere un ciclo circadiano, in realtà si svegliano e si alzano esattamente come gli altri. Quindi attraverso questo sistema ritmico di sintesi di questa, tutte queste proteine, qua vi ho messo un minimo di spiegazione se ve lo volete leggere, non ho nessuna intenzione di spiegarvi tutta questa roba qua, ce ne sono due positivi, due negativi, non importa. È una sintesi, una distruzione ritmica di queste proteine che vanno quindi a generare questo stimolo oscillatorio. Successivamente, sempre in assenza di stimoli esterni, questi stimoli elettrici, impulsi elettrici ipotalamici vengono, dovrebbero venire trasmessi a tutti gli altri organi metabolici del nostro organismo. Quando non abbiamo nessuno stimolo interno, anche questi non sono completamente in fase e quindi possono essere desincronizzati, non sincronizzati con quello centrale. Quindi quello centrale non è esattamente 24 ore, questo è il cervello, ci può essere una dissociazione parziale, quindi alcuni organi, vedete questi sono i polmoni che invece rimangono sincronizzati con il cervello, mentre essenzialmente quelli metabolici sono alterati, oppure una desincronizzazione completa e quindi ogni organo va per i cavoli suoi. Però pensate a questa desincronizzazione appunto temporale, un po' come quando avete il jet lag. Avete presente quando andate negli Stati Uniti che poi tornate indietro e poi mangiate alle 2 di notte e vi alzate alle 5 del mattino e volete la banca quando non le sono aperte? È come se gli organi periferici fossero completamente sfasati. Questo determina una incapacità di regolare i tempi periferici. Allora natura cosa ha fatto? Se ce li hai gli occhi, se no una serie di stimoli, che non ho capito perché questi si chiamano in tedesco, Zeitberger, che dall'esterno vanno a sincronizzare i nostri orologi biologici interni e quindi cercare di sincronizzare prima di tutto quello centrale con il sole, quindi con la natura, quindi di nuovo noi dovremmo essere sincronizzati con tutto il resto degli eventi naturali e degli animali che ci stanno intorno e successivamente accostata tutti gli altri orologi biologici che vi ho fatto vedere periferici in modo da mantenere un benessere e una funzionalità adeguata. Questa trasmissione, vedete, è essenzialmente da quello centrale verso gli organi periferici, in piccola percentuale anche al contrario, però non è bidirezionale, appunto bilanciato. Essenzialmente il nostro cervello con la luce, e adesso vi farò vedere gli altri, ma è più o meno bidirezionale, normalmente va verso la periferia. Perché appunto tutti questi organi, voi sapete che devono assolutamente lavorare in cooperazione, devono essere sincronizzati, altrimenti noi non riusciamo a costruire quello che fisiologicamente dovrebbe fare il nostro organismo. Sicuramente queste cose ci sono, le abbiamo studiate anche in altre medicine orientali, cinesi, eccetera, che dicono che appunto ogni organo del nostro organismo, ogni singolo organo che fa parte del nostro organismo ha i suoi tempi, quindi sicuramente ci sono dei tempi in cui questi funzionano meglio o peggio, ma devono essere sincronizzati in un tutt'uno. Sicuramente ci sono i cicli circadiani ormonali, perché dopo vi faccio vedere come avviene la trasmissione, ma quello che è importante è che appunto ogni cellula vivente, a partire dal cervello e poi quelli periferici, devono oscillare in sincronia.
nello stesso organismo e possibilmente anche al di fuori dell'organismo. Quindi tutte le cellule devono essere sincronizzate o a cascata in una risonanza energetica, perché noi adesso cominciamo a studiare anche proprio, cioè vi faccio vedere non per spiegarvi queste foto, ma per farvi vedere che noi adesso sappiamo che se io ho una sincronicità, cioè ho dei problemi di sincronismo con gli altri recettori, io vado ad attivare determinati geni. Se io invece ho il sincrono, quindi vuol dire che io ricevo degli stimoli adeguatamente ad intervalli determinati in sincronia, vado ad attivare degli altri geni. Quindi questo determina una capacità metabolica e fisiologica migliore della situazione in cui invece gli orologi biologici non sono sincroni. Chi è che allora va a mantenere? Io vi ho detto, gli orologi centrali attraverso il processo proteico attivano, cioè dettano proprio il tempo, come questa clessidra che vi ho fatto vedere dettano il tempo. Chi è che lo mantiene? Secondo voi in una cellula chi è che riesce a mantenere poi questo e quindi a permettere la regolazione dei processi metabolici sincroni, appunto in risonanza per tutte le cellule, quindi per tutti gli organi, quindi per tutto l'organismo? In una cellula, cos'è che c'è in una cellula? Nella membrana cellulare ci sono questi famosi lipidi, di cui noi vi racconteremo in tutte le salse, lo sapete che non ce l'abbiamo con questa storia, in particolare con i trigliceridi, con il colesterolo, che hanno i doppi legami. Allora, i doppi legami, che siano quelli dei trigliceridi o quelli addirittura aromatici, sono le strutture che oscillano naturalmente, stimolati dalla luce, dall'alimentazione e dall'attività fisica. Quindi veramente queste strutture cellulari mantengono, prendono lo stimolo da questo processo proteico e vanno a mantenere l'oscillazione fisiologica attraverso tutti gli organismi. Quindi in particolare dopo i legami dei famosi omega 3 e del colesterolo, addirittura, che è una struttura biplanare, quindi ha questi due anelli uno sopra l'altro, in cui l'energia oscilla sopra e sotto l'anello. Quindi in realtà l'effettore è una sintesi proteica, ma chi mantiene la sincronizzazione sono l'oscillazione dell'energia sui doppi legami, che fanno parte della struttura di tutte le cellule. Sicuramente la luce è quella che va a sincronizzare e quindi fa far sì che attraverso la sensazione luminosa va a attivare, quindi sempre più vicino alle 24 ore, il sistema centrale, che poi va a inviare questi stimoli come un'oscillazione regolare a tutte le altre strutture, attraverso la formazione di questo che si chiama l'ibridizzazione, che mantiene proprio il tempo. Quindi gli omega 3 e il colesterolo, e noi vediamo che e vedremo che attraverso l'alimentazione e quindi l'assunzione di questi prodotti lipidici vado ad agire appunto sulla struttura di ogni cellula, e attraverso i recettori dei lipidi, quindi vedete di nuovo i famosi PPAR. In realtà non ve li racconta nessuno i PPAR, perché ci siamo dette che ve lo raccontiamo, è troppo difficile, cioè non possiamo raccontarvi tutto in una volta, ma vedete questi famosi PPAR, che sono di nuovo i recettori lipidici, che vanno quindi a gestire il sistema metabolico all'interno del nostro organismo. A livello poi ultimo, cosa fanno? Mantenendo questo, appunto, tutto questo sistema, va a modulare, perché li aumenta o li diminuisce, li spegnerà, vi faccio vedere in quale momento, va a modulare alla fin fine i processi
energetici, quindi mitocondriali, in particolare dell'endotelio e la capacità di utilizzo dell'ossigeno, proprio per andare a mantenere, a sincronizzare le diverse strutture. Vedete che sono più o meno, non è che sono esattamente uguali, ogni organo ha il proprio orologio, ma devono essere assolutamente sincroni. Che cosa facciamo noi con la luce? Invece abbiamo ridotto, e quindi l'uomo purtroppo con la tecnologia, ma in questo caso usata male, perché noi poi alla fine dove siamo? Sotto questo diavolo di luci. Queste luci non servono assolutamente a nulla, perché la capacità del sole di attivare questi centri, e non è neanche la luce veramente visibile, ma sono la completa estensione della luce solare, sino ad arrivare a 100.000 lux. Quindi la luce che in realtà è in grado di sincronizzare questi orologi non è la luce elettrica, ma vedete che quasi neanche uno studio illuminato, sapete che quando fanno le riprese c'hanno quegli riflettori eccetera, neanche quelli, in realtà è proprio solo la luce del sole durante la giornata il più potente possibile. Noi invece, appunto, con la luce negli ultimi 150 anni, per motivi vari e diversi, non dovrei dirlo io visto che sono una assolutamente civetta, vivo solo di notte, infatti vedete quanto sono fulminata, ci copriamo, ci vestiamo, per carità Torino fa freddo quindi si deve vestire, però siamo sempre più protetti, ci proteggiamo, perché poi in realtà la luce solare non è solo attraverso proprio la visione, ma anche attraverso la cute, e quindi noi siamo sempre più innaturalmente a contatto o comunque regolati dalla luce solare. Sicuramente il tempo non ci aiuta, sapete tutta questa storia delle scie chimiche, quindi della modificazione che è stata fatta industriale, o voluta o non voluta, vabbè, lasciamo perdere i commenti. Comunque si riduce la filtrazione della luce, o comunque noi, appunto, per la nostra società, per il nostro sistema lavorativo e quant'altro, stiamo spesso dentro dei locali chiusi. Lasciamo perdere gli ospedali, di cui finalmente ci siamo liberati, almeno noi ci siamo liberati, perché erano veramente delle cantine, ma sicuramente noi siamo tanto proprio alla luce non diretta. Sicuramente abbiamo pure inventato i turni notturni, in cui andiamo, e vi faccio vedere appunto subito dopo, ad alterare completamente la capacità di sincronizzazioni al buio o alla luce di tutti i nostri organi. E ancora con i nostri poveri animali, devo dire che io sono assolutamente d'accordo sul fatto che questi poveri animali noi li abbiamo trasformati in giocattoli con cui noi cerchiamo di sopperire a vari stili di vita, ma che stanno diventando innaturali veramente, esattamente come noi, e noi vediamo che questi animali hanno sempre più patologie che una volta non avevano, creati proprio da queste alterazioni legate alla trasformazione di questi cicli circadiani. Quindi spesso e volentieri è l'uomo che altera, l'uomo nel senso di essere umano, non uomo, ma noi donne siamo ancora peggio, è andata ad alterare, appunto, in particolare con l'invenzione della corrente elettrica, ma non perché io non voglia la corrente elettrica, ma che purtroppo è andata ad alterare i ritmi del sonno, è andata ad alterare la qualità del sonno, perché, come io vi ho detto, ci devono essere dei periodi di luce solare, ci devono essere dei periodi invece che spengono completamente questo orologio biologico, che è capace di capire che ci sono dei periodi in cui invece il cervello e tutti gli organi devono cambiare la rotta, e dopo vi faccio vedere quali sono i processi biologici che devono avvenire durante il sonno, o meglio il buio,
Al contrario, durante il buio o meglio il sonno, anche perché in realtà è proprio il sonno REM che è quello che è in grado di spegnere i processi biologici continui. Quindi se io ho un'alterazione del sonno, l'abbiamo sempre detto, sicuramente se io ho una deprivazione delle ore di sonno, della qualità di sonno, vado ad aumentare il rischio, non è che ti vengano tutte queste malattie, ma posso aumentare sicuramente il rischio di tutte queste malattie. Proprio perché io gli impedisco di andare a sfruttare, e vedete, dal punto di vista naturale sarebbero addirittura 12 ore, cioè il nostro cervello non è neanche modulato sulle. Noi abbiamo di solito 18 ore di veglia e 6-8 ore per dormire. In realtà, dal punto di vista naturale, se noi pensiamo all'orologio biologico legato al sole, noi dovremmo avere una ampia attività la mattina, già il pomeriggio, quindi verso le 15, dalle 12, già un decrescendo della nostra attività fisica, mentale e quindi metabolica, sino ad arrivare alla notte in cui dovremmo avere il tempo di riparare, ricostruire, appunto cicatrizzare tutto quello che abbiamo fatto. Invece, con l'alterazione del nostro ritmo sonno-veglia e con l'allungamento di questo tempo qua, noi di solito arriviamo almeno fino qua e di pomeriggio almeno. Io no, ma io sono patologico, ma la maggior parte delle persone comunque non ha questa discesa durante il pomeriggio. A peggiorare le cose è l'attività fisica. Se noi appunto fisiologicamente con il sole dovremmo avere la prima parte di veglia e poi a discendere. Se noi facciamo attività fisica nelle ore pomeridiane, in realtà cerchiamo di ottenere un aumento di nuovo della funzionalità. Quindi andiamo con uno stimolo diverso, che non è la luce. Visto che naturalmente, secondo la luce, il nostro metabolismo dovrebbe scendere, allora l'attività fisica è un altro tipo di stimolo. Vi ho messo tre, nel senso che l'alimentazione, che vi avevo messo i numeri: uno è la luce, due è l'alimentazione, tre è l'attività fisica, in ordine di importanza. In realtà vi parlo prima dell'attività fisica, visto che il discorso dell'alimentazione è più lungo. Noi utilizziamo l'attività fisica non nel periodo che più fisiologicamente dovrebbe essere la parte di veglia e di attività, ma nella parte pomeridiana, per aumentare nuovamente questa capacità del metabolismo di mantenersi. In alcuni casi potrebbe andare bene, non sempre questa doppia attività, quindi mattino e pomeriggio, ai nostri organi è così utile, così fisiologicamente, dal punto di vista naturale, non è proprio così importante. E questi erano studi sui topi, quindi vedete che ha solo 14 ore di attività, in cui l'unica cosa in cui io in realtà con l'attività fisica riesco a modulare la capacità di alimentarsi, che è il terzo tipo di stimolo che io posso usare. Se questo topolino non fa assolutamente nulla, sta lì tutto il giorno, lui mangia, 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 poi qua ha 2 o 3 ore in cui non mangia e poi mangia, mangia, mangia. Se in realtà invece io gli do la possibilità, questa è la ruota, sapete i topolini che girano sulla ruota, gli do la possibilità di fare attività fisica, lui al mattino non fa l'attività fisica, sinché ad un certo punto decide per natura di aumentare appunto la sua attività e riesce a modulare negativamente l'alimentazione. Quindi tutte queste cose qua in realtà vanno a determinare questi ormoni, forse è un po' piccolo, vabbè, ve lo guardate, tutta la trasmissione ormonale attraverso le ore del giorno e della notte per cercare di andare a regolare la nostra energia e di modulare
in tutti gli organi che devono lavorare insieme la sincronia. Veniamo all'alimentazione. Cos'è importante dell'alimentazione? La temporalità. Come vi ho detto, dovrebbe esserci uno stimolo unico che arriva dal livello, dall'orologio principale cerebrale e sincronizzare tutti gli organi. Perché di nuovo, per natura, ecco qua quali sono i processi. Per natura noi dovremmo essere svegli per 12 ore, mangiare in queste 12 ore, perché il metabolismo di questi organi è positivo, con tutta una serie di attivazioni metaboliche, fisiologiche. Successivamente le altre 12 ore dovrebbero essere senza alimentazione, quindi con dormendo o comunque con il digiuno, con l'inversione, se voi li leggete, sono esattamente il contrario, per cui ha l'attivazione e lo spegnimento dei meccanismi biologici. Cosa facciamo noi invece? Desincronizziamo nuovamente con l'alimentazione, mangiando più ore al giorno, quindi al di là di quello che sono le fisiologiche, quindi fisiologiche 12 ore. Se noi mangiamo 9 ore va abbastanza bene, siamo in buona forma, fino a 12 ore è quello che natura ha deciso essere la distribuzione alimentare, tenendo conto che comunque nel paleolitico non si mangiava 3 volte al giorno per 12 ore. Ma se io mangio all'interno di queste 12 ore di veglia, io riesco a mantenere una sincronizzazione adeguata. Poi spengo tutti i metabolismi, gli do il tempo di ripararsi. Se io invece mi sveglio alle 6 del mattino e vado a dormire a mezzanotte, in realtà mangio per un periodo molto più lungo. Quindi vado a desincronizzare i miei organi interni. In particolare questo problema dell'alimentazione è legato alla desincronizzazione degli organi della digestione, per cui il 90% dei pazienti che noi vediamo hanno dei problemi digestivi, e questo va a determinare tutte le patologie possibili e immaginabili. Cioè, da quel punto lì tu poi, vi faccio vedere dopo, sappiamo esattamente quali sono i meccanismi per riuscire a determinare una alterazione patologica, specialmente se è distribuito nel tempo. A 50 anni certo che ti vengono tutte le patologie possibili e immaginabili. Seconda, la qualità del cibo. Per il momento siamo ancora un po' confusi e quindi vedete che si parla di grassi e di glucosio. Io oggi vi parlo solo di grassi, e inizialmente si parlava di dieta alimentare ricca di grassi, quindi noi sapevamo, la società e i media ci hanno sempre parlato, i grassi e l'alimentazione, l'assorbimento, bla bla bla, le famose, il colesterolo buono, cattivo e quant'altro, di cui noi adesso sappiamo esattamente tutto e, come vi ho detto, sappiamo quali sono tutte le strutture dei grassi, sinché questo genio, secondo me, nel 2016 finalmente, e tanto per, non so se la leggete qua, tanto per, no è troppo piccola, ma qui c'è scritto che lui ha pubblicato questo lavoro l'8 di giugno alle 4:50 del mattino, quindi visto che è un neuroscienziato estordito tanto quanto me, per cui mi ha fatto veramente ridere vedere questa roba qua, comunque si è messo lì e ha deciso di studiare quali grassi in realtà sono quelli che vanno a modulare in questa cascata metabolica all'interno degli organismi. Lui ha cercato di capire quali sono veramente i grassi che vanno a modulare, o quali zuccheri vanno a modulare gli orologi biologici. Guarda caso, è venuto fuori che quelli che rompono, che distruggono il segnale o comunque la sincronia sono i grassi saturi, ed in particolare il palmitato. E qua viene di nuovo fuori la storia dell'acido palmitico, ovviamente non quello delle mie belle palme, ma quello industriale, quello che viene usato nell'alimentazione, nell'allevamento industriale, quindi di questo tipo di carni,
oppure quello che viene prodotto dal metabolismo endogeno. Quindi io oggi non dovrei parlare di zuccheri, ma il problema è che il 90% del palmitato non è neanche quello che ci regala la Ferrero con la Nutella e quant'altro, ma dovuto all'eccesso di carboidrati il nostro organismo è obbligato, il nostro fegato è obbligato a produrre il palmitato in quantità eccessive. Allora, questo palmitato e tutti i grassi saturi sono quelli che vanno a alterare il meccanismo, l'orologio, la sincronia e l'orologio biologico degli organismi. Perché proprio i saturi? Perché sempre i saturi? Cioè abbiamo sempre con i saturi, sempre col palmitato. E perché non sono in oscillazione, perché sono quelli che appunto sono rigidi e belli diritti, non hanno i doppi legami e quindi in realtà sono quelli che più facilmente, se mangiati in eccesso, infatti vi ricordate che vi ho messo qua, noi diciamo assolutamente non mangiare tutti quelli industriali. Quelli di buona qualità noi però vi diciamo di mangiarli due o tre volte alla settimana per ogni tipo di proteine e di grasso associato con una determinata quantità. Certo, anche di questi grassi di buona qualità non te ne puoi mangiare delle tonnellate. In particolare il texano è andato anche a studiare contemporaneamente la qualità e la tempistica. Allora lui ti dice, se proprio devi mangiare i grassi saturi sarebbe meglio a colazione, possibilmente non il palmitato, specialmente non quello industriale o un eccesso di carboidrati, perché comunque se io li mangio a colazione vanno ad alterare meno l'orologio biologico e in particolare quello digestivo. La sera io mi mangio lo stesso dei grassi, ma mi mangio qualcosa che vada a bilanciare l'orologio biologico. Quindi gli omega 3 in particolare e il colesterolo. Quindi associo alla frutta e alla verdura in particolare, non quella particolarmente zuccherina, ma ad esempio il limone o l'ananas, e vado ad associare invece dei grassi che siano più bilanciati e che quindi possano andare a mantenere meglio l'orologio biologico, altrimenti appunto si desincronizza tutto e come dicevamo stamattina già rincitrulliti siamo e ultimamente questa società diventa sempre più rincitrullita, in particolare a livello cerebrale, perché questo va ad alterare non solo l'orologio biologico degli organi metabolici digestivi ma proprio anche di quello centrale del cervello, che piano piano rallenta finché si ferma e buonanotte. Oppure appunto va a desincronizzare tutta la parte periferica. In più la quantità di cibo, quindi la temporalità, la qualità e la quantità. Di nuovo è importante il fasting e quindi mi spiace dirlo, ma noi siamo sempre là, grassi o digiuno. Quindi non solo te li devi mangiare di questa qualità, ma devi anche ridurre la quantità. Perché se tu riduci la quantità, comunque non vai a dare un eccesso di stimoli e quindi a ridurre la capacità di desincronizzazione di tutti questi organi interni, che per quello che vi ho fatto vedere prima, per 12 ore non dovrebbero ricevere nessuno stimolo, né quello luce, di quello della luce, né quello alimentare, né l'attività fisica. Quindi se vogliamo mangiare dovremmo mangiare appunto gli omega 3, che sono quelli che vanno oscillando, aumentando nell'alimentazione, quindi aumentando nelle membrane. Sicuramente sappiamo tutto e ancora un po' ormai sull'attività degli omega 3, ma proprio lo dobbiamo ricordare come un segnale biologico. Se io vado ad aumentare la quantità e in particolare il DHA, più che l'EPA, non tutti gli omega 3, in particolare il DHA è quello che sembra essere il principale mediatore proprio dei segnali della sopravvivenza. Guarda caso, l'esercizio adeguato nelle ore adeguate e una buona concentrazione di DHA a livello cerebrale va ad attivare il Brain Derived Nerve Factor,
ve lo racconteremo successivamente, è un fattore trofico in particolare del cervello, e quindi va a migliorare le sinapsi, le connessioni, i circuiti cerebrali, a determinare quello che dovrebbe essere la funzione cognitiva che ci dovrebbe distinguere dagli altri animali. In sintesi, il DHA è solo nel cervello, per semplificare proprio. Il DHA come è solo segnale cervello, lo usi senza. Quindi se hai mal di schiena, quello che serve degli omega 3 è l'EPA, perché è everywhere. Tutti i tessuti hanno l'EPA. L'EPA è il più potente antinfiammatorio che conosciamo, più potente del Voltaren, del cortisolo, dello stress, l'EPA è tutto, quindi devi buttare giù gli omega 6 e aumentare gli omega 3, se no non ti passa il mal di schiena. Viceversa, il DHA è squisitamente cerebrale e ha squisitamente funzione da orologio, timer, sincronizzatore, fluidità di membrana, che poi è la stessa cosa, del cervello, è il cronometro del tuo cervello. Quello che ha detto anche Milena, attenzione, c'è una gerarchia di sincronizzatori, di cui i sincronizzatori cerebrali sincronizzano tutti gli altri. È una cascata, no? C'è l'orologio del cervello che sincronizza l'orologio del fegato, che sincronizza la vescica. Tu devi sincronizzare l'orologio centrale. Il tempo, quando tu hai l'orologio che si sincronizza sul satellite, quello è il cervello, e quello è DHA. Tutti gli altri sono EPA. Questi sono degli alimenti di cui appunto parleremo di più domani. L'olio di semi di lino è stato enfatizzato tantissimo. In realtà noi pensiamo che non sia più che sufficiente, nel senso che noi ne assorbiamo abbastanza poco. Più che altro sono l'olio di fegato di merluzzo, se lo prendi come integratore, oppure tutti il pesce azzurro, che è ricco appunto di omega 3, che in realtà il grosso problema degli omega 3, ve lo spiego bene domani, gli omega 3 non possono, cioè noi siamo capaci di sintetizzare pochissimi omega 3, quindi li dobbiamo mangiare. In realtà gli omega 3 vengono sintetizzati essenzialmente dalle alghe, quindi dalle piante, e i pesci piccoli, quelli che si chiamano pesci azzurri, si chiamano pesci grassi, il nostro nonno diceva era il pesce grasso, proprio perché ha questo tipo di grassi. Sì, è paradossale che nella storia della vita, a un certo punto, voi immaginate che produrre questi acidi grassi con i doppi legami costa una fratella di soldi. È più faticoso, come il colesterolo. Devi spendere tonnellate di ATP, cioè tu i soldi in banca li spendi tutti per produrre gli omega 3. Allora noi abbiamo detto, fottitene, li lasciamo produrre alle alghe, ai pesci, li abbiamo dati in outsourcing, si dice, no? Nel linguaggio attuale, li abbiamo dati in outsourcing. E abbiamo detto, tanto vale che noi mangiamo il pesce, mangiamo soprattutto la mucca, l'uovo, gli animali di qualità, perché sono loro che producono gli omega 3. La stessa scelta ha fatto molti animali, eccetera, eccetera. Quindi, mentre le alghe, le piante con le foglie verdi, gli animali, sono capaci a produrre omega 3 a partire da tutta la parte di maturazione, di crescita proprio, l'uomo e le gemme producono gli omega 3. Noi abbiamo deciso di fare i parassiti, ce li mangiamo già belle fatti, quindi mangiamo il pesce già belle pronti. Se no ci proviamo almeno con un po' più di colesterolo, quindi questo famoso colesterolo bandito in tutti i modi, mi spiace tanto dirlo, ma a me piace tanto, perché non solo ha questa capacità appunto energetica, ma poi vedremo appunto domani con la struttura delle membrane cosa riesce a fare, cosa altro, perché poi sono appunto molecole talmente importanti che io oggi vi ho fatto vedere quello che fanno come segnali, domani facciamo la struttura delle membrane e quindi la parte strutturale. In più ricordatevi che tutti quei ritmi circadiani che vi ho fatto vedere prima, allora la trasmissione oltre alla sincronia energetica, ma la trasmissione ormonale dalla parte centrale attraverso l'ipofisi agli organi periferici avviene attraverso i corticosteroidi, che sono tutte molecole
cicliche e quindi aromatiche che derivano dal colesterolo. Io parto dai grassi, vado a modulare, perché poi questo problema, il sistema proteico si ripete in tutti gli organi periferici, ma appunto attraverso i grassi io torno indietro attraverso questi famosi recettori, PPAR, sono sempre loro, che vanno nuovamente a risincronizzare gli organismi. Torniamo al nostro orologio centrale e infatti noi vediamo, allora anche se io non sono in grado di andare a valutare qual è l'orologio centrale, cioè con le nostre tecniche cliniche io non sono in grado, ma io so che usando gli omega 3, la vitamina D e un aumentato livello di colesterolo, io sicuramente vado a migliorare la qualità del sonno e quindi posso pensare di aver modulato l'orologio centrale. Quindi dovremmo cercare, secondo noi, mangiare un po' più di colesterolo 2 o 3 volte alla settimana. Sicuramente ci sono anche i farmaci che vanno a modulare e a desincronizzare, in particolare, comprese le droghe, comprese gli stimolanti, il cortisone, quindi il cortisone, ma quello sintetico e ad alti dosaggi, i suoni e quant'altro, perché tutte queste capacità oltretutto del nostro organismo che avrebbe di eliminare i farmaci, se noi sbagliamo il tempo di somministrazione, le dosi, le quantità e appunto il numero di volte che noi lo diamo, il nostro organismo perde la sincronizzazione anche su quello che noi saremmo in grado, perché noi abbiamo dei meccanismi capaci di eliminare questi farmaci. Vi ricordo solo 2 cose che non sono in realtà farmaci, ma sono degli stimolanti: il sodio, questo maledetto sodio che c'è dappertutto a tonnellate, che quindi funziona in realtà come uno stimolante e va ad accendere in eccesso la sintesi di questa proteina e ad aumentare la velocità del ritmo circadiano, e il sale monosodico di glutammato, che vedremo, vi spiegheremo un po' per volta tutti questi meccanismi, vanno su dei recettori particolari del cervello e quindi impediscono al cervello veramente di spegnersi. E questo era un esempio tipico della nostra incapacità di valutare proprio la cronoterapia su delle cose anche molto più semplici di quello che sarebbe la chemioterapia, che come abbiamo visto siamo un po' oltre, ma ad esempio l'aspirina, sta venendo fuori che l'aspirina avrebbe molto più senso essere assunta alle 11 pm, cioè di sera, perché il suo picco sarebbe in grado di andare a ridurre il rischio di attacchi cardiaci che sono più frequenti la mattina. Noi invece cosa facciamo? La prescriviamo dopo pranzo, quindi ce ne freghiamo completamente di tutto quello che è la, per quanto potremo, perché l'aspirina sarebbe veramente facile, prescriverla ad orario adeguato. Veniamo alle patologie. Come vi ho detto, tutte praticamente le patologie possono essere integrate in questo discorso, in quanto tutti i meccanismi, in particolare tutti i meccanismi metabolici, dipendono proprio da questa sincronizzazione. E quello che mi dispiace è che noi adesso sappiamo quali sono i processi metabolici, quali sono i mediatori e tutti i meccanismi uno per uno, sappiamo le correlazioni fra i diversi organismi e ci siamo fatti anche tutta una serie di programmazioni, ma in realtà spesso e volentieri ce ne freghiamo, appunto. Questo era uno studio in cui faceva vedere che la modulazione la sincronizzazione, quindi di questi stimoli e quindi di questi orologi, è in grado di ridurre sino al 50% il rischio di infarto. Allora, come già vi spiegavo l'anno scorso, sulla sindrome metabolica, che essenzialmente questa è appunto un'alterazione, sono già le complicanze della sindrome metabolica,
noi saremmo veramente in grado, se volessimo, di andare a ridurre il rischio, quindi di fare una vera prevenzione, siamo capaci. Mi sembra che il 50%, se 70% dell'aremia e quant'altro, noi potremmo veramente modificare la manifestazione clinica delle patologie. Si può tornare indietro? Sì, sinché io parlo di metabolismo. Allora, sinché io parlo, vedete che c'è il metabolismo epatico, endocrino, riproduttivo, il sistema immunitario, cardiovascolare, ci sono alcune possibilità in cui tutte le freccine verdi io posso andarlo a migliorare, migliorando il sincronismo. Vedete che però non c'è il tumore. Cioè, tutti questi processi metabolici hanno la possibilità, ma perché vuol dire che stanno di qua del limite. Oltre a un tot non ce la faccio. Quindi la soluzione non è purtroppo la dieta moderna, non è il successo di eccesso in generale di quello che mangiamo, eccesso di proteine, eccesso di zuccheri, eccesso di grassi anche di buona qualità, non è questa pubblicità che purtroppo vediamo dappertutto, ma è cercare di ritornare a una dieta più naturale, quindi più consona a quello che sono, a quello che nella natura il nostro metabolismo sarebbe stato. Io non dico di tornare alla dieta paleolitica, che era il 75% di grassi, anche se tenete conto che vi racconteremo questa dieta chetogenetica, che è quella che implica un aumento enorme, fino al 70% addirittura, per cento, a seconda di quello che vuoi ottenere, se la vuoi ottenere terapeutica, appunto, ad alti livelli di grassi di qualità. Ma sicuramente con uno sbilanciamento verso questa dieta rispetto a quella moderna si potrebbero ottenere alcuni risultati. Quindi domani parliamo di grassi di qualità. Grazie mille.